L'intervista, un podcast di Giovanni Certomà. Notizie, approfondimenti, attualità. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori, puntata in cui parleremo di cucina, o meglio della passione di cucinare. E sono andato un po' a trovare un giovane cuoco in una trattoria di Napoli. Lui lavora nella trattoria di famiglia, la sua è una bellissima storia, una storia di chi, trascinato da una passione, lascia la strada che aveva intrapresa, gli studi universitari che evidentemente non erano quelli che sentiva, per seguire la passione di cucinare. Ospite di questa puntata, Vincenzo De Pompeis. Tu sei figlio d'arte, possiamo dirlo? Più o meno, sto cercando di imparare, mettiamolo così. Finisce mai di imparare. Apprendi da tuo papà Franco. Sì. Ma stai andando anche oltre, no? Cerchiamo di metterci anche un po' del nostro. Tipo, stai inserendo nella tua cucina anche la cottura. Piatti, diciamo, che vanno al di là della tradizione partenopea e che si allontanano anche un po' dalla solita trattoria, nel senso che molti piatti non li trovi in tutte le trattorie, ma li trovi magari più in un ristorante piuttosto che in una trattoria, come il maialino a bassa temperatura che adesso non stiamo proponendo per le alte temperature, il baccalà in oleocottura, sempre cotto a bassa temperatura, ecco, aromatizzato con spezie. Questa cottura a bassa temperatura. La gente è molto tradizionale, quindi quando sente qualcosa di nuovo, a meno che non spicchi, però po' restia. Spieghiamo quali sono le caratteristiche straordinarie e positive della cottura a bassa temperatura. Diciamo che la cottura a bassa temperatura sotto vuoto non fa disperdere, diciamo, tutte le proprietà del prodotto, che sia baccalà o sia carne o che sia verdure, mantiene non tutte c'è le una dispersione, diciamo, di proprietà organolettiche del prodotto. Perché ad esempio il baccalà, quando lo si va a friggere o lo si va a cuocere in un'altra maniera che non sia in oleocottura, diciamo, le proteine del baccalà vanno un po' disperse. Quindi diciamo ai nostri amici, provate al di là della tradizione, no? Sì, al di là della tradizione bisogna provare anche proprio per la scoperta di nuovi sapori, fondamentalmente. Perché poi alla fine, no, questo discutere sulla tradizione, quello che noi chiamiamo oggi tradizione, quando è stata inventata, non era un'innovazione. Quindi alla fine tutta questa discussione, diciamo che ogni innovazione col tempo diventa tradizione. Ma la tua passione per la cucina nasce quando? È legata a qualche situazione? Diciamo che nasce già a casa, perché in primis mi piace mangiare e quindi magari ero omologato un po' per 4-5 persone, perché cucinando in maniera dilettantistica a casa ero omologato, diciamo, per 4-5 persone. Quindi tu hai fatto un percorso di studi classico. Ho fatto un percorso di studi totalmente diverso rispetto a quello che sto facendo tutt'oggi, nel senso che ho fatto un tecnico commerciale, poi mi iscrissi all'università, ho dato la metà degli esami e poi ho cambiato completamente però itinerario. Questa cosa è interessante, no? Questo, come dire, seguire poi una passione. Sì, e quando ti accorgi che questa è la tua passione, quindi nasce quel percorso? Quando di non ti pesa. Inizi a capire che è una passione quando non ti pesa. Quando e ti viene anche, fai, e ti gratifica. E ti viene anche bene. Esatto. Quindi diciamo, se una cosa ti piace, ti viene bene. Se una cosa la fai che non ti piace, per quanto ti possa impegnare, i risultati non sono gli stessi. Ecco, questa è una riflessione molto interessante, soprattutto rivolta ai giovani, no? Anche per acquisire consapevolezza di quello che è il proprio talento, perché poi alla fine bisogna mettersi, diciamo, in gioco. Io definisco il talento come fare qualcosa in modo facile, ti viene facile e anche bene, no? E non ti pesa. Non ti pesa. Diciamo che è pure un po' più difficile seguire le orme, diciamo, di papà, anche perché comunque, essendo comunque lui un cuoco di esperienza, questa è a 360 gradi. Questa cosa, come dire, nel corso della tua... Nei primi anni, diciamo, un po' mi ha frenato, nel senso che mi bloccava. Poi con l'andare del tempo ovviamente esci fuori, nel momento in cui ti piace esci fuori e inizi a fare da te. E invece l'atteggiamento di tuo papà, cioè ti ha lasciato fare in questo? No, mi ha sempre lasciato fare, anche se mi seguiva, diciamo, sott'occhio. Quindi in modo indiretto? In modo indiretto. Quindi come dire... Però come dicono qua a Napoli, tu prendi l'arte e mettila da parte, diciamo, per i primi anni ho osservato molto. Quindi anche perché si apprende molto osservando, no? Sì.
un po' come in tutte le cose, diciamo, basta guardare, ovviamente se una cosa ti piace e la guardi, la apprendi. Se una cosa la guardi con disinteresse, da una parte la vedi e da una parte la dimentichi. Un consiglio che tu dai ai tuoi coetanei, ai giovani anche, no? Che magari stanno seguendo una strada... non lasciarsi scoraggiare dalle troppe ore di lavoro, nel senso che questo è un lavoro che spaventa, prima di tutto perché tutti i festivi lavori, gli orari sono quelli che sono, però le gratificazioni sia economiche che personali possono essere gradevoli. Qual è una delle maggiori gratificazioni che nel corso della tua attività fino adesso ti ha maggiormente motivato? Il fatto che molti clienti diventano parte della famiglia, nel senso che quando vengono a mangiare una volta, la seconda volta, la terza volta, si iniziano a instaurare inevitabilmente dei rapporti, e questo è un arricchimento che va al di là della professione. Abbiamo clienti ad esempio dal Cile che vengono una volta o due volte l'anno e vengono qui tutti i giorni a mangiare sia a pranzo che a cena. Quindi sono fidelizzati praticamente. Sì. E poi diciamo che per noi è stato molto più difficile avviare questa attività, perché già ce n'era una che ha fatto dei disastri. È stato chiuso poi per diverso tempo. Quindi quando poi l'abbiamo rilevata, non è stato un locale ex novo, ma per molte persone era un continuo della vecchia gestione, nonostante fosse scritto nuova gestione. Quindi è stato difficile all'inizio. È stato molto difficile, nel senso che il primo anno anche di sabato sera facevamo zero coperti. Poi le persone quando vengono e vedono vuoto tornano indietro e non entrano. Con le prime persone che hanno iniziato a mangiare, a vedere che comunque si mangiava bene, le prime recensioni e quant'altro, si è fatta poi la miglior pubblicità, a mio modo di vedere le cose, che il passaparola. Ecco. E ad oggi, dopo 10 anni, possiamo dire che rispetto a quando abbiamo cominciato sono stati fatti tanti passi da gigante. Tu hai toccato un punto, quello della promozione, no? Promuovere la propria attività, la propria immagine. Tu hai parlato di passaparola. Nel mondo in cui... Nel mondo di oggi l'anima del commercio è la pubblicità. Però forse non so... Però la pubblicità fatta da me, che pago magari un qualcuno che mi sponsorizza, è totalmente diverso rispetto alla pubblicità indiretta che mi fa magari un cliente che va a Milano e dice: guarda, sono andato a Napoli, vai a mangiare qui. Perché ci è capitato che in molti posti, tipo Torino, Milano, quant'altro, sono venuti tramite il passaparola. Quindi il passaparola è una promozione che non è stato limitato, diciamo, soltanto a Napoli stessa, ma anche ai confini, diciamo, dell'Italia stessa. Voi nella comunicazione sui social non è che investiate tantissimo? Non sponsorizziamo più di tanto, anche perché è vero, io glielo dico sempre a papà, nel senso che la ristorazione ad oggi non è più la ristorazione che faceva lui un tempo. Nel senso, un tempo si pensava soltanto a cucinare, a portare il piatto a tavola e avere il cliente soddisfatto. Ad oggi la prima forma di pubblicità è quella che durante la preparazione tu riprendi, fai video, battutine. Insomma, un qualcosa di informale. È un qualcosa di informale. Poi comunque, cioè, con i programmi di MasterChef e quant'altro, sono tutti competenti di cucina. Forse anche troppo, no? Non so come tu la pensi, però sicuramente i mezzi di comunicazione hanno favorito sulla valorizzazione della professione di cuoco. Sicuramente la comunicazione, il mondo della televisione, ha dato valore a questa professione, no? Oggi forse in eccesso, nel senso che... Da una parte si diminuendo anche la figura professionale da parte del cliente, nel senso che, come ben sai, se nella stragrande maggioranza delle persone, quando vedono una cosa, poi dopo sono convinti di saperla quella cosa. Il rapporto si è invertito, Vincenzo, secondo me, nel senso che anziché essere il cliente al centro, no, dell'attenzione di un'esperienza culinaria, sono i cuochi. Stiamo parlando di cuochi, insomma, che hanno una grande visibilità. Se tu vai in qualcuno di questi ristoranti, se non ti adegui a quello che loro ti propongono, te ne puoi anche andare. Diciamo che è una cucina anche totalmente diversa rispetto alla nostra, nel senso, lì c'è un percorso che tu devi fare, che te lo dà lo chef, nel senso, lui ti propone il suo percorso, la sua esperienza, e tu vai lì a provare la sua esperienza. Quando vai a mangiare una piccola trattoria o un ristorante, crei tu la tua esperienza, nel senso che assaggi tu i piatti che vuoi. E sono due tipologie di ristorazione totalmente diverse. Da una parte comunque c'è una qualifica totalmente diversa, perché magari uno stellato rispetto a una trattoria avrà delle competenze sicuramente maggiori per quanto riguarda la preparazione di alcuni piatti. Però io sfido magari gli stellati a farsi la spicciolata,
piuttosto che lavorare con 20 coperti già stabiliti dalla mattina, a lavorare, diciamo, lavoro in corso. Tanto ne puoi fare 20, tanto ne puoi fare 150. E diciamo tutto in un lasso di tempo concentrato di 3 ore. Di quante ore è costituita la tua attività lavorativa? Vabbè, diciamo che noi rispetto ai camerieri la nostra attività, cioè lavorativa, inizia molto prima, anche perché noi abbiamo tutta la fase di preparazione. Non iniziamo a mezzogiorno, la mezza quando entrano i clienti, ma iniziamo dalla mattina che entriamo fino a che non completiamo il servizio. Poi quando si tratta di preparazione di un certo tipo si inizia molto presto, poi dipende anche dal periodo, dall'affluenza, diciamo, di persone. I tuoi prossimi progetti futuri? Mi piacerebbe portare questo progetto di trattoria Nanni anche magari in un'altra parte del mondo. Ah, non in Italia, fuori dall'Italia. Mi piacerebbe portarla fuori. Quindi hai già qualcosa in mente? Mi piacerebbe una città, in particolare Barcellona, che è molto simile a Napoli. Quindi si parla di Spagna. E chi lo sa, chi lo sa? Chi lo sa, poi le vie del Signore sono tante. Qual è l'augurio che si fa ai cuochi? C'è un augurio, una formula particolare? No, non c'è un augurio in particolare, diciamo. Allora buona cucina. Stacca la spina. Ringraziamo Vincenzo De Pompeis, ospite di questa puntata, e naturalmente ti auguriamo, Vincenzo, che il tuo sogno di trasportare questo progetto della trattoria che si trova a Napoli a Barcellona si possa realizzare, e secondo me ci riuscirai. Io vi ringrazio del cortese ascolto e vi rimando al prossimo podcast. L'intervista, un podcast di Giovanni Certomà. Notizie, approfondimenti, attualità.